Buongiorno, buongiorno, benvenuti. Io partirei dal breve testo che presenta questo incontro, un testo che tiene assieme due concetti che ci sembrano contraddittori, corpo e senso. Forse noi siamo abituati a limitare, a escludere, a allontanare la prospettiva che riguarda il corpo quando si tratta di andare alla ricerca del senso, del significato, dell'esperienza. Spesso si parla in filosofia di orizzonte di senso. Ecco, per cogliere questo orizzonte di senso siamo abituati a privilegiare l'intelletto, la ragione, l'anima e a limitare, a escludere il corpo. Scusate il riferimento un po' banale, un po' scolastico. In verità, se guardiamo ad autori come Schopenhauer, e Nietzsche, ci accorgiamo che questo nesso tra corpo e significato, tra corpo e senso, è uno dei pilastri della contemporaneità. Schopenhauer criticava un uso esclusivo e un privilegio esclusivo dell'intelletto. Schopenhauer usa questa immagine, parla di una testa alata. Ecco, di solito pensiamo al filosofo, ma anche all'architetto, come a un ricercatore rinchiuso nel suo studio che pensa, che elabora le proprie idee e poi le applica alla realtà, all'esperienza. Ecco, Nietzsche riprende questa prospettiva e notate che se seguendo Schopenhauer davvero rovesciamo i rapporti, cioè riconosciamo un primato, una sorta di presupposto, un presupposto dal quale non possiamo prescindere. Ecco appunto, se riconosciamo come presupposto primo il corpo e non la mente, non l'intelletto, beh, davvero guardate che cambia tutto. Il nostro modo di vedere il mondo davvero si rovescia. Se rovesciamo i rapporti tra anima e corpo, intelletto e materialità del corpo, davvero il mondo ci appare sotto una luce radicalmente diversa. Addirittura Nietzsche parla della grande ragione. Il corpo sarebbe la grande ragione, cioè noi saremo fino in fondo soggetti, soggetti che riflettono su se stessi quando questa riflessione, questa ragione passa attraverso il corpo. Nietzsche addirittura si scaglia contro questa mortificazione del corpo. Dice che l'anima è un'invenzione, che disprezzano il corpo coloro che non ne sono soddisfatti. Grande Nietzsche. Mi pare che abbia sempre ragione, che colga sempre nel punto. Ecco. Se davvero noi cerchiamo, ci sforziamo di rovesciare questi rapporti tra anima e corpo, mente e corpo, intelletto e corpo, dicevo, ci troviamo all'interno di una prospettiva radicalmente diversa. Ecco, questa è la prospettiva di Riccardo Blumer, che si occupa di architettura, di design, insegna architettura. Dei suoi titoli ricordo soltanto un paio, così acceleriamo la sua presentazione. Poi ho scoperto che anche lui non ama le presentazioni proprio ufficiali, istituzionali, accademiche. Beh, però ricordo che ha diretto la scuola di architettura dell'Università Svizzera Italiana, che fa l'architetto, il designer, e che davvero ha una prospettiva, un punto di vista sull'architettura che colloca al centro, come suo presupposto primo, il corpo. Leggo soltanto alcuni concetti, alcune nozioni che Riccardo Blumer utilizza nella sua ricerca sull'architettura. Respiro, voce, musica,
metamorfosi, bisogno di senso, esercizi fisici di architettura. Questo poi dovrai spiegarcelo. Esercizi fisici di architettura. Esperienza. Forse è il concetto non concetto fondamentale del suo modo di intendere l'architettura. Naturalmente corpo. Dicevo, se valorizziamo il corpo, il nostro modo di vedere la realtà si trasforma. Diventa il mondo molto più bello, ma anche molto complesso. Ecco un'altra nozione valorizzata da Riccardo, quella della complessità. Ed è una complessità che va letta, interpretata, assumendo il corpo come misura. Il corpo è misura, dice Riccardo Blumer. Altre due nozioni, poi gli lascio la parola. Secondo Riccardo Blumer, gli architetti devono allontanarsi dall'architettura. Devono allontanarsi, mi verrebbe da dire, quanto più possibile, per poi naturalmente ritornare all'architettura. Ecco, se valorizziamo all'interno del discorso sull'architettura tutte queste nozioni, voi capite che concetti classici come quello di natura, di mondo, ma anche quello di abitare, di convivere, il concetto di urbanistica, devono necessariamente essere ripensati e riletti alla luce di questa prospettiva. Ecco, mi fermo e lascio la parola a Riccardo, chiedendogli appunto che ci spieghi meglio, che ci riassume e ci spieghi questi concetti e il modo molto particolare in cui lui li intende, li tiene assieme, guardando l'architettura. Grazie. Grazie, buongiorno. Ringrazio per questa bella introduzione, che tu dici che non sai fare introduzioni, che non ti piace fare introduzioni, invece, caspita, mi spavento. No. Che bello il titolo anche di questi esercizi di senso, ovvero perché non possiamo far meno di cercarlo. Bellissimo. Uno dei grandi questioni che io ho aperto e che non riesco a risolvere, che se è vero, e io ci credo, che il linguaggio crea il mondo, è la complessità del trovare un altro modo di dire il mio corpo, perché presuppone un soggetto e un oggetto. Non ho ancora risolto, magari, perché è talmente difficile, come dire, avere una prospettiva in cui noi ci sentiamo corpo veramente e ce ne sentiamo anche costruttori di anima, in un certo senso, con le azioni e non coi pensieri. Io, venendo qua e venendo in qua dall'albergo, in questa strepitosa città che non conoscevo e di cui sono stupefatto, non solo per l'architettura storica, ma anche per l'architettura stratificata che si vede, che va poi da parte del Novecento, che sappiamo ormai che non l'hanno sbagliato fondamentalmente, anche qua in questo bel edificio in cui siamo, nella vostra sede dell'università che è ben più antica, eccetera, anche di cose poi degli anni 60 che ho visto molto belle, poi delle cose degli anni 80 e poi delle cose degli anni... Ormai siamo in quell'epoca in cui, come dire, già noi siamo over, come dicono, almeno io, rispetto alle nuove generazioni, fino al contemporaneo. E siccome sono reduce dai diplomi di Mendrisio, dove c'è questa università in cui insegno ormai da 25 anni, che si chiama Accademia di Architettura di Mendrisio, che fa parte dell'Università della Svizzera Italiana, è una delle facoltà che hanno fondato, fondamentalmente è un'università che ha 25 anni, è molto giovane. Noi facciamo ogni anno i diplomi su una città, quindi si inventa la figura del direttore dei diplomi che propone una città e poi tutti gli atelier, noi abbiamo circa 22 atelier di diploma, che è la laurea sostanzialmente, si occupano, secondo dei temi che il direttore del diploma propone, si occupano della stessa città. E noi quest'anno abbiamo fatto Milano. Io ero direttore dei diplomi e ho finito ieri, quindi ho visto 140 progetti su Milano, di 140 studenti circa, guidati da, sono tutti gruppi di massimo 10-12 studenti, con professori che sono architetti professionisti che vengono
fino dall'India al Brasile, evidentemente la Svizzera, l'Italia, l'Europa, eccetera. E la città è un tema enorme nel senso del corpo. E i pensieri che mi si affollano, anche venendo in qua dall'albergo e passando nella vostra città reduce di quello che ho visto su Milano e dei pensieri che mi si aprono in relazione a quello sulla grande questione della civitas e dell'urbe. L'architetto si occupa più dell'urbe, evidentemente, e la questione è: l'urbe è capace di provocare civitas, cioè di provocare popolazione, come dire? E questa è la grande domanda a cui noi architetti vorremmo poter dire di sì, evidentemente. O è la civitas che provoca l'urbe, eccetera, eccetera. Questo io magari i filosofi vorrebbero dirlo. Però. I filosofi, non gli architetti, però gli architetti hanno bisogno di immaginare un senso, visto che siamo nell'argomento del loro lavoro. No? E, io mi sono trovato all'interno, per diversi motivi, di esercizi che ho fatto a scuola, che ancora continuo a fare, che dopo un po' mi sono accorto che riguardavano questi temi, il tema della processione, il tema della parata, il tema della festa pubblica, che sono degli argomenti di mise en scène, come diciamo noi, della comunità. La comunità si mette in scena a certo punto con delle condizioni che vanno tra la liturgia, che non vuol dire necessariamente quella ecclesiastica, ma vuol dire, come dire, la organizzazione del rito, e questa parola è molto intrigante, secondo me sta molto tornando, non come appunto solo dal punto di vista religioso, ma dal punto di vista della... perché rito pare che di fondo dal sanscrito voglia dire poi voglia organizzazione, e quindi c'è una liturgia che è anche questo, e della relazione che queste parole hanno con lo spazio, che è evidente. Allora come fai anche qui a separare queste questioni? E tutto poi diventa che queste parole che io accenno, processione, parata, eccetera, hanno una relazione strettissima e indissolubile col movimento. Quindi non è difficile farle da fermo. Anche la liturgia più sacra, tra virgolette, che esiste, ha comunque dei movimenti senza i quali non esisterebbe. E il movimento ha una relazione evidente col corpo. Senza corpo è difficilissimo produrre. Quindi vedi che se tu tiri via il corpo, tiri via tutta una serie di questioni su cui abbiamo costruito, da quando l'uomo esiste, fondamentalmente le culture. Il legame forte poi con la parola intelligenza. Mi piace di aver letto che l'intelligenza si è sviluppata, sì, perché abbiamo mangiato carne, sì, perché abbiamo, però anche perché il movimento produce una complessità con l'ambiente molto evidente, perché io devo immaginare dove vado, e noi lo facciamo costantemente, e questa relazione di arti, corpo, voce, tatto, odori, eccetera, che noi abbiamo di relazione, organizzano tutta una serie di progetto che ha bisogno di un'intelligenza, che poi può diventare anche quello che abbiamo chiamato prima, appunto, processione, rito, eccetera. Ora, tutta questa cosa qui, nello specifico dell'architettura, a parte la questione del luogo, produce un'attrezzatura che il filosofo Sini chiama estroflessione, e che mi è molto, una volta l'ho invitato a fare una lezione, mi ha folgorato con questa sua... Cioè noi produciamo tutta una serie di attrezzature che sono una estroflessione del corpo, che lui dice, e ci ho messo un po' a capirlo, che è quella che produce l'uomo. Cioè noi diciamo che siamo noi che facciamo le cose. Sini dice che le cose ci fanno. Allora se noi pensiamo al gioco, ad esempio, nell'infanzia, la cosa un po' cominciamo a capirla. Cioè, ci sono delle cose, come i giochi, che producono una capacità di relazione, di educazione, di coscienza e di conoscenza che in effetti costruiscono quello che poi noi siamo. Pare poi in una maniera anche un po' indelebile.
Fare cose, cioè essere fatti da cose, ci porta in una questione un po' complessa che si chiama simbolo. E lì la cosa si complica ancora di più ed è una cosa che fa un po' paura oggi. Noi veniamo forse da epoche in cui il simbolo è stato usato in modo retorico, e anche questa è una parola strepitosa, bellissima, che è stata uccisa negli ultimi, direi, perché è stata usata in un modo evidentemente di... Forse ci siamo immersi, tra l'altro, senza rendercene conto oggi, con tutta la questione dei social, eccetera. Cioè la retorica è una tecnica in cui si creano delle suggestioni molto forti e che una volta veniva studiata per un bene. La retorica era una del Cicerone, era una delle grandi discipline universitarie. È sparita completamente, evidentemente, perché la capacità di produrre con delle tecniche di comunicazione, no, oggi forse la chiamiamo comunicazione, produrre delle una sorta di suggestione nelle altre persone. E forse, siccome usciamo da epoca in cui questa suggestione è stata usata non proprio a fin di bene, allora magari questo fa un po' paura. Però ecco, tutta questa questione di queste parole che io sto usando, eccetera, del simbolo, a un certo punto ci porta verso in una zona sempre più apparentemente astratta, che però è fondamentalmente legata al movimento del corpo, che va in una questione e non puoi che sbatterci la testa come un carro libero in una discesa, che è il perché, è la domanda del perché, tutta questa condizione di astrarre, di fare simbolo, ma necessaria la necessità di farlo attraverso il corpo, eccetera, senza... Quindi una relazione tra questioni astratte, oggetti che si fanno e movimento, che porta a una domanda, e cioè che si chiama: che senso ha? Qual è il senso? Per quello che io spesso uso questa parola, perché mi piace dirlo e legarlo a un'altra parola che si chiama felicità, che è ancora forse più complessa e che è bello tenere aperta come domanda. Il Mario Botta, che è il fondatore della nostra università, che è un'università pubblica, ma lui era stato incaricato di farla, molti pensano che sia la scuola del Mario Botta, ma Mario Botta è stato incaricato di farla e gli ha dato un taglio, dice sempre che è compito dell'università di aprire le domande, non di chiuderle, che è abbastanza interessante come cosa. Ecco, poi mi trovo con una serie di fenomeni come la vita è, fenomeni veri, catapultato in condizioni della vita che ha questo strano fenomeno che si potrebbe definire che la vita un po' ti modella, no? Ci sono delle condizioni per cui io mi trovo a governare un primo anno all'università dove, per motivi di cui non ho colpa, cioè per un corso che era tenuto da Arduino Cantafora, che era un architetto disegnatore, illustratore, molto legato alla questione del postmodern, Rossi, eccetera, insegnava il disegno e lo insegnava in modo trasversale a tutto il primo anno, che invece era diviso secondo atelier di progetto che erano separati, eccetera, per cui il corso di Arduino Cantafora si chiamava orizzontale e gli altri si chiamavano verticali. Allora a un certo punto c'è uno strano passaggio tra Arduino Cantafora, che va in pensione, e Riccardo Blumer, e io prendo questo corso orizzontale. Il corso orizzontale significa 120-130 studenti. Cosa fai con 120-130 studenti? E a un certo punto io mi trovo a fare delle cose che sono quelle che vi ho appena raccontato, cioè delle sorte di capisco che mi trovo a fare con degli strumenti, delle strane questioni che si avvicinano molto al tema della parata e della processione, in luoghi. Allora, come spiegarla questa cosa non è così facile, però vi faccio vedere qualcosa e così potete, poi possiamo assieme. Allora possiamo partire questo video che ho portato, che è un video che dura 20 minuti e che io volentieri commenterei. Mendrisio è un paese di origine medievale, evidentemente voi sapete che il Ticino era Milano fino a non pochi anni fa, fondamentalmente, poi è stata una strana storia perché il Ticino è controllato. In Svizzera le parti pubbliche si usano facilmente. La questione dei permessi è abbastanza facile, per cui muovere 120 studenti
o gruppi di 60, 70 secondi tutti assieme è abbastanza facile. Io questa cosa la uso molto volentieri. Eccoci. Questa è una, forse la prima cosa che ho fatto, è un trasporto all'interno della via Bella, si chiama la via centrale di Mendrisio, che immaginate un corso medievale stretto che si snoda all'interno della longitudinalmente, come sono fatte le strutture medievali, con tutti gli affacci ortogonali dei lotti. E l'idea era, nasce dal suono, l'idea di sperimentare che cos'è il rapporto tra il suono e il risuonatore, cioè quell'ambiente che produce un'amplificazione meccanica del suono e non un'amplificazione elettronica o come quella che stiamo usando adesso. Costruiamo una macchina per dire che la città è un risuonatore. La città produce un'amplificazione dei suoni che l'uomo produce e ha per questo una sua meccanica di dimensionale, longitudinale, altimetrica, eccetera, per cui quelli che sono i suoni che avvengono all'interno io li percepisco e lei è capace di amplificarli. Allora, dopo esserci allenati a percepire le nostre frequenze, che noi tutti abbiamo simili ma assolutamente differenti, dopo vi faccio fare un piccolo esercizio, già che ci siamo, produciamo dei vocalizzi, che sono le vocali fondamentalmente, che sono le prime probabilmente che l'uomo a un certo punto produce, e costruiamo una grande macchina attraverso cui con dei tubi, vedete, amplifichiamo con dei coni, sostanzialmente delle parabole sonore, è una macchina lunga 16 metri, cioè come un tir, che poi portiamo per le spalle in giro per la città. Il tema del simbolo è un grande cruccio, evidentemente, e il linguaggio è la questione più che meglio lo rappresenta. Allora, mi piace molto questa condizione per cui noi abbiamo un alfabeto limitatissimo, se volete, di pochissimi vocaboli e parole, che però abbiamo una libertà di combinazione che Borges meravigliosamente racconta nella famosa biblioteca in cui tutti i libri scrivono tutti i libri, quel racconto strepitoso. Allora costruiamo un enorme tabellone della stazione, ogni studente produce un alfabeto e la macchina gira automaticamente e poi viene fermata dallo studente e produce delle parole. Allora questa cosa, che è un gioco evidentemente, ti fa riflettere sulla capacità compositiva e connotativa che noi abbiamo. Il movimento è un esercizio, il movimento non è facile da fare, il movimento chiama un allenamento. E allora ecco che nell'aula, questo è un gruppo di 60 studenti, produciamo degli allenamenti, come vedete, che cercano di fare in modo che il mio movimento sia relazionato a quello dell'altro. Ci avviciniamo maledettamente a che cosa? Ci avviciniamo maledettamente alle coreografie, cioè alla produzione di progetti di danza. Ma siamo architetti, non siamo dei ballerini. Però perché no, un architetto non può, come dire, imparare a muoversi rispetto a un punto secondo delle direzioni ortogonali, che stranamente poi sono quelle del sole, dell'est, dei punti cardinali che tanto sono così importanti nell'architettura, e rispetto a un punto preciso nel mondo io decido che mi allontano, mi avvicino, eccetera, secondo delle relazioni di movimento, il più possibile, come dire, che mi permettano di essere riprodotte. E guardate, io penso che quando l'uomo che i primi uomini uscivano la mattina dalla prima architettura, che erano la caverna, avevano una relazione col mondo, per cui qualcuno dice che la prima architettura sono i sentieri, i primi architetti sono i nomadi, coloro che segnano lungo un percorso delle tappe, che sono i menhir, ad esempio. Questa è una teoria che mi piace molto. Allora vedete che c'è una relazione di movimento, architettura, nomadismo,
che può essere molto intrigante. In questo esercizio lo studente si allena a rispetto a un punto che lui progetta e che è una sorta di menhir, che però è costruito secondo un'altra tecnica che si chiama geometria, che è il linguaggio degli architetti senza il quale non si può immaginare niente, attraverso delle superfici minime, che sono quelle saponose, sono quelle della schiuma, sono quelle che la natura produce automaticamente quando il liquido ha delle capacità di coesione forti. Allora queste superfici minime producono, questi sono tutti oggetti uno diverso dall'altro, e rispetto a questi facciamo un movimento sincronizzato di partenza, ritorno, eccetera. Una sorta di danza, difatti questa si chiamava la danza minima, perché meno di così probabilmente non puoi neanche chiamarla danza. Ecco, l'oggetto crea un'estroflessione che è un punto di riferimento, che fondamentalmente è abitare. Abitare vuol dire avere un luogo dal quale io posso tornare, non dal quale posso uscire, ma dal quale so che posso tornare. Ecco il tema del viaggio, il tema di Ulisse, il tema di avere una meta. Ecco, la meta è forse il primo elemento dell'architettura e abitare forse la prima grande questione. Ci avvicina a questo, a una questione incredibile della quale non avrei mai pensato di dovermi occupare nella mia vita, ma se vuoi fare queste cose di movimento hai bisogno di ritmo, hai bisogno di una scansione di tempo. Questa cosa del tempo diventerà poi una relazione col movimento, che ti fa scoprire del perché è così importante forse la relazione musica-danza. Le altre questioni che mi piace indagare sono ad esempio le meccaniche del movimento, le articolazioni. Noi muoviamo il nostro corpo con un'estrema abitudine apparente, a seconda dell'età, per carità, anch'io comincio ad avere qualche problema, con apparente libertà, ma le articolazioni, una parola bellissima, cioè la capacità di articolare parti tra di loro con una meraviglia di movimento che ha chiaramente dei limiti, perché i limiti costruiscono la creatività fondamentalmente, però all'interno di quel limite io posso immaginare una relazione di movimento tra parti finite che appunto sono l'articolazione. E noi siamo un corpo articolato, non siamo un corpo come un polipo, noi abbiamo articolazioni fisse, con dei grossi limiti tra l'altro di movimento, che poi dopo vedremo, dovrebbe arrivare un esercizio su cui abbiamo lavorato. Queste sono tutte cose costruite da studenti di primo anno con cui io faccio questi esercizi. Poi io ho dei corsi anche terzo, quarto e quinto anno, anche diploma. Però il primo anno mi sembrava più vicino al tema che voi proponete. La prima articolazione strepitosa è il braccio. Il braccio propone una possibilità di movimento che non è infinito, perché dietro il braccio non va, può fare le grandi assi del corpo, evidentemente, anche da questa parte fa un po' fatica, e allora sperimentiamo tutti assieme il tema della articolazione del braccio e dei suoi limiti. E bisogna farlo poi in modo che l'architetto produca un oggetto di estroflessione di questo, dove questi limiti e questo movimento producano un sentimento di meraviglia, di bellezza. Lavoriamo con dei grandi paraventi, che sono, noi chiamiamo i muletti fondamentalmente, uguali per tutti, che lo studente costruisce, e che alzando e facendo questi quattro movimenti fondamentali, che sono quelli del braccio lungo gli assi del corpo, e ci alleniamo per cercare di farli tutti assieme, per evidentemente estroflettere anche nella quantità la meraviglia della sorpresa. Poi ogni studente disegna e costruisce il suo. E allora qui ci si avvicina evidentemente al tema dell'origami, ci si avvicina alle geometrie complesse, perché è un foglio bifacciale, un foglio di carta, che deve diventare tridimensionale,
e che deve potersi aprire e richiudere come un ventaglio fondamentalmente, ma con delle relazioni di geometria che possono essere, vi garantisco, 70 volte, in questo caso ad esempio, una diversa dall'altra. Cosa ne facciamo poi? Facciamo quella che noi chiamiamo la mise en scène. Troviamo uno spazio che ci permetta di essere tutti dentro, in questo caso 60, 70, 120 studenti che si muovono, hanno un tema di ingombro, che è una delle parole più belle che c'è, secondo me, in relazione al corpo, e questo ingombro chiama uno spazio, ed ecco che poi l'architettura diventa la macchina della mise en scène. In questo caso scegliemmo uno spazio buio, una grande sala, e poi con le luci di Wood, che sono quelle che evidenziano i bianchi, quelle che noi conosciamo magari per la discoteca più che altro, questi oggetti su un tema musicale che produce un ritmo, ogni studente poteva muoversi secondo delle battute, generalmente in quattro quarti, che produceva un movimento, ma libero, ma coordinato allo stesso tempo. Ho un compositore di Lugano, un giovane compositore che mi aiuta sempre, che produce questi testi musicali. Adesso, ad esempio, l'altro ieri abbiamo imbarcato una grande installazione per la Biennale d'Architettura di Seul, dove abbiamo portato un esercizio di studenti, dove ci hanno invitato, e lì anche questo Nadir Vassena produce una... Qui siamo vicini alla pandemia, evidentemente, non ancora completa perché le mascherine ci sono e non ci sono. Questo è un esercizio di produrre un piccolo strumento musicale, uno strumento musicale che è antichissimo, che viene come origine dall'Australia, che ha questo rombo, ha diversi nomi, e è uno strumento che avrei potuto portare, era divertente, ma stupidamente non l'ho fatto. E in questo caso 120 studenti lo producono. Lo strumento deve funzionare, si deve produrre esperienza, non è una questione intellettuale. E poi questo strumento, che girando su se stesso e girando con una corda produce una frequenza molto bassa, e le frequenze basse sono quelle che vanno più lontane nell'aria, sono quelle che hanno più inerzia, contrariamente a quelle alte che si spengono subito, bisognava trovare un posto in cui poterlo fare. Abbiamo dovuto prendere la zona della Fiera di Lugano, un grande capannone, perché chiamava una distanza tale e anche una certa pericolosità, perché lui è un oggettino di legno che gira a una certa velocità, che se parte fa male, e poi a un certo punto volevamo suonarlo tutti assieme. Semplicemente questo, suonarlo tutti assieme. Suonare tutti assieme in 120 un attrezzo che gira e produce una frequenza bassa, tutte leggermente diverse tra una dall'altra, ti porta in una zona che va tra la coreografia e il concerto, e ti ci trovi dentro, e l'architettura, perché c'è bisogno dello spazio necessario per farlo. E allora vedete che quando l'uomo produce le basiliche, quando l'uomo produce i teatri, quando l'uomo produce questi spazi, in realtà l'architettura è un servente, è quella che produce la possibilità di mettere in scena questo esercizio del fare tutti assieme qualcosa che chiama delle tecniche. Il corpo come centro della rotazione, la capacità di produrre una metamorfosi di un oggetto che a seconda della velocità cambia di forma. Qual è la forma vera di un oggetto? Qual è la nostra forma vera? Cosa siamo noi dal punto di vista figurato? Siamo quello che sono io adesso a 63 anni, sono quello che mi tiro dietro da quando ne avevo 40. Cos'è la relazione tra forma e tempo? Cos'è un fiore? Noi fermiamo il fiore nel momento della fioritura massima che ci piace e fermiamo il tempo, ma lui di fatto è un processo che ha una iter del quale noi blocchiamo un momento e quello diventa il fiore per noi, ma lui è tutto altro. Allora, questo può essere anche per l'architettura, può essere per tante cose. Allora, questo esercizio fatto Piazza Riforma a Lugano, perché è sempre un problema di dimensioni anche, e anche di pubblico, perché il pubblico chiama una bella... Era questa rotazione che con velocità cambiava le... L'esercizio di velocità tra spazio e...
Io corro con gli studenti, correvo, adesso un po' di meno, ma non per colpa mia, per colpa degli studenti, perché corrono poco. E io arrivavo su 70 studenti, arrivavo tra i primi 10-15, un po' indietro però arrivavo. Ma è molto difficile far correre i ragazzi, anche corricchiare. Allora i calciatori corrono, ma tutto il genere altro fa un po' fatica. Allora avevamo fatto quella macchina lì, che era una macchina che ti faceva capire che più sei vicino al centro, meno veloce puoi andare, più sei lontano, più veloce invece vai. È divertente perché i ragazzi ci cascavano dentro, perché è difficile essere presenti nel momento in cui il corpo fa dei movimenti, e questa è la grande bellezza di chi si allena invece a farlo. Questo è un esercizio sulla precisione. I ragazzi costruiscono una macchina che è il fondamento si chiama a scappamento, un nome così, che è l'orologio, fondamentalmente l'orologio con i contrappesi, il cucù, su cui è presentato. Ora ne costruiamo appunto 130 in questo caso, sono tutte identiche. L'esercizio è di caricarle con il peso, ma non puoi caricare 120 orologi contemporaneamente. E allora bisogna immaginare una liturgia, chiamiamola così, del caricare l'orologio. Come fai con 120 studenti? E allora organizziamo tutto in uno spazio, c'è una parete su cui vedete c'è una fila bassa e una fila alta, lì c'è un palloncino pieno di acqua che fa da zavorra, uguale per tutti, che è quello che io a un certo punto devo caricare, come l'orologio di mia nonna, che mio nonno ogni giorno caricava, mi ricordo, e poi questo peso devo caricarlo con un'idea che tutti si fermino assieme, 130 che a un certo punto si fermino assieme. E allora lo studente, sapendo dov'è come posizione, sapendo quando deve andare a caricarlo, e vedete che tutti i pesi, ad esclusione di qualcuno, sono arrivati tutti in fondo nello stesso momento. È stato un momento molto commovente e magico. Tra l'altro abbiamo Dorfles presente, eccetera, e sono anche delle sorte di riti in cui ci sentiamo tutti assieme nel produrre qualcosa che forse poi alla fine è la grande questione della processionale e di tutti gli eventi pubblici. Altri piccoli esercizi di coordinazione di movimento, di camminare. Camminare è una questione molto intrigante. Se vi fate spiegare come facciamo a camminare, quando te lo spiegano dice impossibile. Possibile. A parte la questione dell'essersi alzati in piedi a un certo punto, io tutte le volte che trovo dell'antropologia che fa teorie sul perché ci siamo alzati in piedi, mi diverto tantissimo, mi piace tantissimo, perché è veramente una condizione di relazione col mondo completamente diversa. E allora questa questione del muoversi attraverso il camminare, che produce delle grandi questioni di equilibrio, e chi ha avuto un po' di labirintite sa bene che cosa significa questa complessità che il nostro corpo porta nel muoversi in modo così apparentemente facile. Ce ne accorgiamo quando non riusciamo a farlo, per diversi motivi. E può diventare anche lui un fenomeno di estroflessione, come ad esempio il tema dell'equilibrio. I ragazzi portano tutti sulla testa, in equilibrio, sul caschetto da cantiere c'era uno di quegli oggetti che permettono la rotazione sui tre assi. Portano sulla testa una costruzione che loro fanno, che ha una bidimensionale in questo senso. Io mi devo muovere sotto e devo allo stesso tempo muovere la testa, eccetera, e devo muovermi con gli altri in un ambiente. Voi non vedete i ragazzi perché poi queste strutture che sono di legno sono rivestite con un nastro bianco di carta che sempre con le luci di wood vengono evidenziate e diventa un strepitoso fenomeno di coreografia, non so neanche come chiamarla, in cui sempre muovendosi assieme sulle musiche di Nardir Vassena si crea una sorta di danza. Torniamo all'articolazione, siamo in pandemia piena, gli studenti sono solo online. Impongo un tempo, una durata, impongo quattro battute,
movimenti delle braccia e degli arti, quelli dello schermo, quelli che vediamo sempre. Non posso, è 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e 4, questo fatelo bocciato, che no, scherzo, 1, 2, 3, è come le parole, quanti movimenti possiamo fare da qui in su? Noi abbiamo provato a contarli, sono circa 400, ma non è solo il movimento singolo, è che li puoi combinare tra di loro. E questa ti porta a una varia, è come le parole dell'alfabeto, veramente è la connotazione, la combinazione che è la parte più creativa che noi possiamo mettere in scena. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Vi garantisco, questi erano 70 circa, non ve lo faccio vedere tutto perché ti spari dopo un po', non ce n'è uno uguale all'altro evidentemente. Questa è la creatività, la capacità di mettere in scena delle diversità con delle connessioni che sono uguali per tutti, questo è il limite. Un esercizio recente, si libera finalmente un piazzale nell'ospedale che abbiamo di fianco, non abbiamo bisogno di spazi, ne abbiamo pochi. Si tratta di attraversare da una parte all'altra, in coppia, sempre su un tempo dato, su una durata data, devo andare da qui a lì o da lì a qui, mi incrocio nella linea centrale, in coppia con un movimento in cui o posso camminare tutte e due assieme, o posso uno star fermo, l'altro avvicinarsi, oppure tutte e due muoversi, oppure tutte e due stare fermi, ecco anche qui. E cosa faccio intanto che sto fermo, in coppia, mi apro, eccetera? Costruisco un oggetto che cambia di forma a seconda della posizione. Per noi evidentemente l'aspetto del costruire le cose e del fare queste macchine scenografiche ha un valore esperienziale strepitoso, perché non avere coscienza della costruzione vuol dire come essere dei danzatori e non avere la capacità di muovere il proprio corpo, fondamentalmente. Forse per l'architetto questo è l'esempio primo. Quasi finito, credo che sia, manchino un paio di... Io faccio questi esercizi, forse da 15 anni, insomma ne abbiamo ormai tanti. Ogni semestre è diverso, ogni semestre inventiamo una cosa nuova, però sempre di più mi rendo conto che mi avvicino a queste grandi questioni. Tant'è vero che uno che non vi farò vedere è una parata che abbiamo fatto quest'anno a Lugano, dove un festival di inclusività, di movimento... C'è un po' di audio qua, è divertente, possiamo darlo su? Dag su, come dicono in Ticino, dag su l'audio. Sono dei pulisci pavimento che si comprano a pochi soldi. Questo è un movimento non più fatto col corpo, ma un movimento provocato attraverso una macchina semplice. E anche qui eravamo in periodo di pandemia, non si poteva tanto lavorare assieme. I ragazzi potevano trasformarli. Ecco, le estroflessioni, anche la macchina può avere una sua estroflessione di movimento. Bene, chiudiamo il video, grazie.
Io ho almeno due domande cattivissime, perché appunto stavo pensando che io uscirei dalle tue lezioni pieno di lividi, ma non solo, visto che nel pubblico, sì, nel pubblico vedo anche qualche collega, qualche ex studente, ex studentessa, e pensavo se io dovessi tenere il corso di filosofia teoretica sulla fenomenologia dello spirito di Hegel correndo, insomma, morirei. No, però appunto è per introdurre invece una questione molto seria. Questo tipo di lezioni, io riesco a intuire che è come se tu volessi risalire alle unità di base, alle condizioni proprio di base del, poi anche del fare architettura, per cui corpo, materia, movimento, no? Poi però ci sono altri passaggi, immagino, che condurranno lo studente e poi l'architetto a costruire. Voglio dire, poi questi studenti dovranno andare in un mondo che forse presenta molti ostacoli, molte resistenze a questo modo di concepire lo stare assieme, la città, gli spazi pubblici. Allora ecco, lì come funziona? Come sono recepite le tue lezioni e se hai avuto qualche riscontro poi di studenti, di architetti che si sono giovati, ecco, di questo insegnamento iniziale che è risalito alle condizioni? Questa è la prima, sì, la prima domanda. Ti faccio subito la seconda, sì, così guadagniamo qualche, sì, minuto, anche perché tu parlavi di un esperimento che vuoi fare col pubblico e ci terrei, sì, ci terrei a farlo. Ecco, un po' più, una domanda un po' più filosofica. Questo richiamo al corpo, alla materia, al movimento, non può essere anche un limite? Non può essere anche un limite se penso a concetti molto più tradizionali legati all'immaginazione, ad esempio, a un utilizzo, come dire, dell'intelletto, della ragione, che cerca di andare al di là della materia, del corpo, del movimento. La prima non qual era? Sono molte molto no, cattive. No, ma sono domande, no, gli studenti, come sono domande di fondo. Mi troverei nella situazione di giustificarmi. Non lo faccio. Mi pagano per farlo. Insistono perché io lo faccia. Io lo faccio. Mi pagano anche bene, devo dire, a Mendrisio. Ogni volta che faccio questi esercizi mi si aprono delle domande. Poi vado a Siracusa a vedere, com'è che si chiama, Sant'Agata. Catania, scusate, e prima sono andato a vederne altre di processioni storiche che l'UNESCO vincola come beni immobili, non immobili, divertente, no? E quindi c'è una coscienza collettiva che comincia a dire che questi riti, e tu scopri che queste cose hanno una relazione con la città pazzesca. Catania, ad esempio, ha tutta una circuito esterno, un circuito interno. Catania dura. Ma voi siete mai stati a vedere Sant'Agata Catania? Ma guardate che la città in quel momento lì, una città piena di problemi, cambia a tal punto che io credo che se non esistesse questo rito collettivo della processione di Sant'Agata, io credo che non ci sarebbe la città, non si sarebbe ricostruita dopo le varie eruzioni. Troviamo dei riti che sono più antichi dei muri. Abbiamo fatto un diploma in Francia l'altro anno in una città di cui la festa, che è la seconda festa nazionale francese, è più antica di qualsiasi testimonianza fisica che c'è. Sant'Agata non so più raccontarla perché è una roba strepitosa, dura 3 giorni, notte consecutive, con una serie di esercizi pazzeschi, di fatiche, la fatica ad esempio è un elemento necessario per fare esperienza, anche intellettuale tra l'altro, no? Per cui io, cosa vuoi che ti dica? Mi sembra di essermi semplicemente affacciato all'inizio di qualcosa che l'uomo ha sempre fatto e che in questo momento, per motivi diversi,
riproduciamo per fede e per esperienza, ma forse non per capacità di progetto. Noi in questo momento non siamo capaci di progettarle queste cose. E poi mi chiedo se allora, non sapendo progettare queste cose, siamo capaci di progettare le città, perché quello va avanti intanto. E se tu guardi i render degli architetti, quando fanno i concorsi, tu vedrai delle piazze progettate dove la gente c'è, ma ognuno si fa i cazzi suoi. C'è uno che corre, c'è uno che spinge una carrozzina. Anzi, il rito collettivo più incredibile che adesso abbiamo è che è nostro, è andare in bicicletta assieme, che va benissimo. Però, capisci, mi sembra che c'è qualcosa che abbiamo bisogno di rifondare, mi viene voglia. Ad esempio, Mendrisio ha una processione storica UNESCO che gli hanno appena dato, che è la Pasqua. Allora tu vedi questa Pasqua che è ancora con i soldati romani, con i cavalli, eccetera, che fa un po' ridere, no? A me piacerebbe ridisegnarle queste cose. A me piacerebbe che ci fosse una capacità di progetto anche nel percorso di queste cose, di capire le relazioni che mettono assieme. È un compito di architetto. Non necessariamente se concepisci l'architetto come un costruttore. Però poi vai a vederne la storia e scopri che grandissimi architetti hanno prodotto le più belle feste. Leonardo stesso è stato un costruttore di feste pazzesche, no? E non solo, che l'architettura effimera, cioè costruzioni temporanee destinate per essere tolte e demolite, hanno poi modificato in modo determinato le città. Allora c'è una forma di allenamento anche, no? Quindi poi io negli altri anni mi occupo di architettura effimera. Ad esempio, quest'anno al diploma, che era su Milano, io ero direttore, ho dato ai miei studenti, ne avevo tre, perché come direttore hai la possibilità di limitare, perché devi fare tante altre cose. E allora ho preso il tema degli stomaci urbani, cioè l'architettura non è solo quella che la vedo, ma che è quello stomaco in cui noi siamo. Questo edificio, senza questo stomaco, cosa sarebbe, no? E poi è bella la relazione dello stomaco, della produzione di vita, eccetera, eccetera. E allora ho preso la scala, la stazione centrale e il Duomo, forse tra i più grossi stomaci urbani pubblici che la città ha, perché anche la scala è pubblica, anche il Duomo è uno spazio privato ma è pubblico, evidentemente, e ho detto invertiamo le funzioni. La stazione diventa un teatro, la stazione centrale, e lì c'è un e nasce da un passato di testori che mette in scena sulle scale negli anni 90 Exodus, che è un libro che lui fa, che è la storia di un drogato, eccetera. La scala diventa una chiesa, ed è buffo perché la scala viene costruita demolendo la chiesa che si chiamava alla scala, e il Duomo diventa una stazione, che è ancora più difficile, perché gli altri due te la puoi cavare. Il parte del Duomo ha una dimensione che io non ricordavo, fuori misura veramente, e diventa una stazione. Allora lo stazione apre tutta una questione di cosa significa stare, perché c'è una relazione tra stazione e il verbo stare, la parola stare. E allora lo studente, la studentessa in questo caso, ha lavorato proprio sulla questione, non ha fatto una stazione di tram, anche se prima si è divertita a mettere dentro il tram, eccetera. Dopo, sai, queste cose col funerale di Berlusconi ci fanno fare dei pensieri. La città mette in scena i suoi riti più importanti negli spazi più importanti. E allora io l'altro giorno, al di là di tutte le questioni politiche, mi sono chiesto veramente, noi fondiamo la nostra relazione comunitaria sui grandi riti, e che lo approviamo meno, però noi siamo fatti così. Quindi a me sembra un buon esercizio. Per me, mi porta sì, delle... Sì. Gli studenti ogni tanto mi guardano e mi dicono, ma io sono venuto a fare architettura, sono qui che corro, sono qui che faccio un, due, tre, sono qui che... I primi anni, adesso vedo che partecipano con grande entusiasmo, in più tiro sempre fuori quello che sa suonare. Su 120 studenti ci sono 3-4 studenti al massimo che suonano. Generalmente sono molto bravi, allora poi li uso. E questo vuol dire che se tu hai una studentessa che suona il violino bene, fermi gli altri 119, la metti in mezzo che suona, per uno studente che non ha mai, per un ragazzo che non ha mai visto un violino dal vero suonare, male non gli fa, a me mi sembra, no?
Questa è la prima domanda. E, però immagino riflessi per le questioni, non ne ho mai avuti. No, delle, come dire, dell'immaginazione, se può essere limitata da questo, sì. Forse allora, è lo stesso. Ti cioè, dico, secondo me l'immaginazione, intanto mi è piaciuto in questi anni distinguere immaginazione e fantasia. E la fantasia è una questione che mi interessa di meno, l'immaginazione invece è il nostro mestiere. È immaginare e saper far immaginare. Ora, io sono convinto che c'è una tecnica dell'immaginazione. Cioè l'immaginazione non è la fantasia, l'immaginazione va allenata. Se io non ho gli strumenti, io non immagino. Quindi se io non comincio, ad esempio, a immaginare un movimento, a immaginare uno spazio in cui il movimento deve avvenire, a immaginare un piccolo oggetto che io penso poi che devo costruirlo, e se non so costruirlo, e se non so tagliare il legno, e se non so che cos'è una rondella, un grande tema quello della rondella, che è una questione di ripartizione di carico incredibile, che nell'architettura il capitello è una rondella fondamentalmente che distribuisce un carico, e via così. Poi ti posso portare al più grande esempio di architettura per gli architetti, ma non solo, direi che è il Partenone. Ora, il Partenone è il punto di arrivo di una processione. Noi abbiamo perso la via che comincia là dietro, eccetera, eccetera, ma il Partenone è l'arrivo della Panatenaica. La Panatenaica è la processione che Fidias colpisce nel fregio della cella, che adesso si vede benissimo nel bellissimo nuovo museo che c'è dell'Acropoli, che è quello sotto, che non è quello archeologico, che è quello lì, perché tu puoi seguirla e ricostruirla. E lì Fidia mette in scena il fondamento del Partenone, che poi se tu lo guardi, di fatto è un edificio processionale, cioè un edificio che con carichi autonomi, che sono le colonne, porta un tetto comune, che è la processione che noi vediamo ancora fare quando la corporazione dei falegnami porta il suo carro sulle spalle. Guarda se non c'è una relazione. E allora mi dico, ma allora forse c'è una capacità, e Fidia è stato il più grande tecnico del saper mettere in scena la processione da ferma, perché non è un video quella roba lì, ma un video diventa, perché vuol dire che lui muove quell'abito talare e quella relazione con la gamba, e questo non lo dico io, sono cose che ho letto evidentemente, con quella capacità e usa le pieghe del vestito per mettere in scena la possibilità che tu immagini che quella cosa lì si muova. Ma c'è una tecnica per far questo. E se tu non sai scolpire, e se tu non sai come si avviene il movimento, e come funzionano le articolazioni del movimento, per cui quando sdrai Dioniso che è seduto e devi raccontare la sua rilassatezza, ma non sai come si muovono le ossa in relazione ai muscoli e le forme che i muscoli... Minchia! Cioè, devi essere bravo! Allora vedi che l'immaginazione deve essere capace di avere una sua preparazione tecnica. Esperimento. Ti faccio fare un esperimento, però è una stupidata, però toglierei un attimo l'audio. Voi potete spegnermi un attimo il mio microfono? A, E, I, O, U. A, E, I, O, U.
A, E, I, O, U. Ha costruito la nostra società. Perché c'è questa differenza di frequenza? Beh, è dimensionale. È dimensionale. Le donne sono leggermente più piccole dal punto di vista delle dimensioni, hanno un cervello più compatto, evidentemente, però c'è tutta una questione fonetica di suono per cui le frequenze più alte sono fatte dagli oggetti più piccoli. E infatti il flauto alto è piccolissimo, più vado con gli strumenti lunghi, più faccio e faccio l'alpcorn, no? E allora questa relazione di suono, di dimensioni, di materiale. Io uso sempre a scuola un diapason che si appoggia su una piccola scatolina di legno e il diapason, se tu lo suoni da solo, quasi non lo senti come lo metti sulla scatolina di suono, prende tutto un suono. Allora questa qui è una relazione che tu hai tra i fenomeni, che sono quelli di cui in fondo stiamo parlando, di mettere in scena il corpo o mettersi in scena, non ne si esce però da questa diatriba del io, il mio corpo, eccetera, eccetera, e tutta la tecnica per cui questo c'è possibile di farlo. Immaginazione, mettere in immagine anche, no? Mettere in immagine, tradurre, no? Sì, in un'immagine. Sì, anche l'immagine, certo. Grazie di questa cantatina. Se sei d'accordo, vediamo gli altri materiali che hai portato. Vi faccio vedere velocemente, poi chiudiamo, un piccolo libro che ho fatto recentemente che pesa 4 kg, che lo vediamo, e perché si chiama Connotazioni, Connotazioni tra corpi. E adesso lo possiamo vedere in grande. È un libro di fotografie e di parole, è un libro che ha ha un testo, paradossalmente, e delle fotografie. È un esercizio anche questo per me. È un esercizio in cui io fotografo un corpo e un mio oggetto di design. Andiamo avanti con la prossima. Vediamo cosa si vede. La copertina è nera, per cui si vede malamente. Prova ad andare avanti ancora. Avanti, avanti. Si dovrebbe riuscire a vedere le due pagine. Ti ricordi che eravamo riusciti? A vedere, sono dei capitoli, sono una serie di sedie, sono una serie di... Io ho fatto 4-5 sedie come designer. Questa parola connotazioni mi piace da morire. Se voi guardate sul vocabolario cos'è connotazioni, vi rendete conto che il nostro linguaggio, la capacità di mettere al mondo il mondo, come dicono certi filosofi, a cui rubiamo la cosa, è proprio legata alle connotazioni che noi facciamo tra le varie parole. La poesia è questo. Prossima. L'ho fatto in 5 lingue perché mi piace questa cosa, che la stessa parola nelle diverse lingue cambia di significato e anche di lunghezza. Prossima, vediamo, riusciamo a... Vi leggo solo qualche pagina. Prossima sono i capitoli. Questo è il capitolo materia, acqua. Acqua, mi sono allenato a dare una definizione. E qui c'è scritto deformazione pneumatica del peso. E vediamo la fotografia prossima. Le pagine sono bifacciali, per cui non si vede niente. Ve lo racconto. Forse faccio prima a farvelo vedere così. Sì, perché è sotto il problema delle fotografie. Dopo lo lascio una copia per chi è interessato. Ad esempio, questo è palmo. Siamo nella fase del corpo. C'è una fotografia, vedete, di una modella che... I modelli erano liberi di non di muovere i piedi. È come l'oggetto sedia che ha un suo appoggio, non potevano cambiare l'appoggio, ma potevano cambiare la... Ad esempio, questa è carne, volume... Bravo che le hai messe doppie, molto bene. Volume sostenuto. Cioè, questa cosa di definire le parti del corpo. Prova la prossima. Facciamo col libro, dai, chi se ne frega, lascia perdere. Si vede, no? Abbastanza, no? Allora apro delle pagine a caso. Palmo... Tu non vedi, ma poi te lo lascio il libro. Petto.
Una sedia ha il petto? No, una sedia c'è lo schiena. Eppure anche gli oggetti portano, se tu metti un corpo e una sedia di fronte, tu senti che anche la sedia porta un petto. Allora questo mi piace ai Sini, è l'idea che gli oggetti ci fanno. Non tutti, non tutti. Gli oggetti che hanno petto, ad esempio. Una sedia che io la lascio lì da sola e io sento che è una presenza dell'impronta del corpo. Anche lei ha petto. Ma cos'è il petto? Allora me lo chiedo, dove l'aria prende forma. L'aria prende una forma. Ah, ecco, bene, bravi. Hanno risolto, bravissimi. Le scapole. Io, scusate, ma mi innamoro di queste. Che noi diciamo la scapola mi fa male, cioè le scapole fa... Ma la scapola, che meraviglia che è in un corpo, la scapola. La sedia ha le scapole? No. Ma, eppure questa mia sedia forse ha le scapole, perché visti assieme, forse è un corpo anche lei, connotazione tra corpi. Scapole si estendono fino alle punte delle dita, a me è venuto da dire. La scapola finisce qua. La spalla, siamo sempre in corpo. La spalla e la sedia. E a me viene da dire, la spalla non è un appoggio. La spalla non è una cosa su cui io appoggio, la spalla determina, determina, produce la spalla. Invece generalmente l'idea dell'appoggio, no? E via così, sono una serie, le vertebre, corpo, questa l'abbiamo già vista forse. Poi ci sono azioni, appoggiare, azioni, appoggiare, appoggiare, bello appoggiare. È un'azione che sospende. Quando io appoggio, guardate che bello, quando io appoggio, io sospendo qualcosa, è vero o no? Allora, questo esercizio che io ho messo assieme in questo libro, azione contenere. Contenere è la genesi dell'area. Contenere vuol dire che tu inventi un'area. Se no, non puoi contenere senza uno spazio fisico, no? Eccetera, eccetera. Poi, delle azioni mi sembra che diventa, dopo c'è tutta una serie di azioni, c'è anche il bloomer nudo ma l'ho fatto più piccolo, e poi c'è definizioni, queste definizioni, anse, definire il corpo, le anse, una sedia ha le anse, una sedia ha le anse, certe sedie le hanno, questa mia sedia ad esempio secondo me le ha, noi non li guardiamo mai gli oggetti come dei corpi, no? Eppure sono sempre un po' antropomorfi, non c'è niente da fare, c'è sempre una relazione. Allora, le anse e una idrogeologia corporea, questa è una roba un po' d'architetti, ve ne leggo ancora una poi basta. Equilibrio, definizioni, equilibrio, cos'è l'equilibrio? Coniugazione del tutto, questa mi piace. L'equilibrio è la capacità di mettere in scena il tutto, generalmente anche su un punto solo. Evviva! Grazie. Ma che pesa no. Questo, eh? Oh no, beh, ok. Evviva, bravi voi che avete fatto questa bella... C'è anche cervicale. Cervicale. Cioè, cervicale. Cervicale no, non c'è perché non ho fatto il capitolo dei dolori. Domande. Non voglio farlo. Domande, osservazioni, domande di chiarimento. Sì, vedo che qualcuno è sul punto di fare, se volete, non sentitevi obbligati. Osservazioni, provocazioni. Ecco, prego. Ecco. Ma sì, si sente. Fa bene, anch'io odio il microfono. Per il video che serve. Che sono fondamentali per un studente di architettura, ma dovrebbero essere fondamentali per tutti gli studenti quando cominciano un approccio. Mi è parso di capire, forse è una mia
soltanto un'impressione. Vedo, ho sentito pochissimo nei suoi esercizi uno spazio all'aleatorio. Questo per una necessità di mettere un minimo di organizzazione in 120 ragazzi o una scelta proprio di già puntare a esattamente un approccio razionale, un approccio di capire il senso, ma per un percorso un po' più condotto. Cosa intende per aleatorio? Aleatorio, lasciarlo al caso. E dopo forse, no? Vivendo questa esperienza aleatoria, cercare il senso. È una bella domanda. Ma guardi, il caso in questi esercizi... Prego. Ho trovato troppo... organizzato. Sì. Sì, lo so, forse, lo so. C'è questa... Non è la prima volta che mi fanno questa osservazione. È vero che c'è una pressione nel dover arrivare a fare l'esercizio che ti obbliga, io non la chiamerei una razionalità, ma una... com'è che si chiama quando sei molto concreto nelle cose? Pragmatismo. Sì, c'è una forma di pragmatismo, c'è. C'è una relazione coi tempi che noi abbiamo, 12 lezioni, io ho appunto minimo 65-70 studenti, un giorno alla settimana per 12 volte, ho un'organizzazione, ho 3 assistenti, quindi sono ben strutturato in questo senso, ho un budget e ho una mise en scène pubblica a cui voglio portarli. E quindi devo tenere, come dire, una regia piuttosto stretta. Dov'è che lo studente può entrare in una zona, diciamo, di creatività propria? Forse è un po' questa la domanda, ecco. Nella costruzione dell'artefatto. L'artefatto è completamente libero, ma essendo un artefatto, uno strumento, chiamiamolo così, che deve essere poi far parte di un'unica mise en scène, deve avere delle regole. E le regole, sa, noi architetti sono fonte di creatività, paradossalmente, perché è nel limite che tu inventi, che sei più inventivo, assolutamente. E loro lì, io diciamo che non vi fa... Forse l'esercizio in cui si vede di più è quello delle articolazioni di legno. Ecco lì ogni studente, l'avete visto come... Mentre non vi ho fatto vedere... Potrebbe essere un altro modo di raccontarlo. Cioè tutti i ventagli, potrei fargli vedere ogni volta che si apre un ventaglio per 120 volte, uno completamente diverso dall'altro. Mentre vi faccio vedere la mise en scène e vi racconto l'esercizio, diciamo, più coreografico. Ha ragione. Ad esempio, quello lì che si muovono tutti e fanno girare il rombo dentro quella... che sembra un po' militare, perché si mettono tutti poi in fila, eccetera, è legato al fatto che hai necessità tecnica di una distanza tra uno e l'altro, che se tu non la organizzi si ammazzano. Per cui la cosa più divertente era come passare da una... muoversi liberamente in una grande aula, a un certo punto prendere delle posizioni. Allora abbiamo messo sui muri dei punti che facevano delle linee e loro sapevano, su entrambe le direzioni, e loro sapevano in quale punto più o meno dovevano andare, o neanche, però dovevano andare in un punto in cui trafilavano due direzioni. Gli oggetti tra di loro sono completamente diversi. Io avrei potuto fare vedere tutti gli oggetti e far vedere che... perché deve suonare e quindi deve funzionare. E quindi quello lì quando gira deve poter ruotare su se stesso e deve mettere un suono. E non è facile soprattutto farlo ruotare su se stesso. Sì, per me è un mistero questa cosa, sì. È un mistero di dove finisce il controllo e dove inizia l'aspetto invece, come lei lo chiama, più aleatorio, che è più, come dire, interpretativo, più anche soggettivo, eccetera. Eppure quando vedo queste processioni storiche,
o quando vedo delle coreografie di danza, che evidentemente è un'attività che mi piace da morire, non contemporanea, che invece ha molto di più questo aspetto, ha molto meno l'aspetto narrativo e più l'aspetto invece interpretativo, ma quando lei vede Nurayev che organizza la primavera, per dire, eccetera, è evidente che lì c'è una composizione. O in un concerto, io cito spesso questo esempio, in un concerto a 90 pezzi, c'è anche fino a 120, no? Pezzi. Se lei non ha in quel momento preciso la entrata del clarinetto, sull'uscita del violino, sul flauto che non funziona. Eppure il sentimento generale è quello della bellezza e della meraviglia di un concerto musicale. Io non lo so dov'è il limite tra queste due cose. Evidentemente io non sono né un musicista né uno, però mi affascina molto. Vediamoli come degli allenamenti, ecco, per degli architetti alla fine, non per dei musicisti o dei ballerini. Prego. Ho risposto un po', sì. Grazie. Grazie della domanda. Prego. Io non mi occupo tanto di architettura quanto di design. Ho capito che per lei le due discipline sono contigue, in un certo senso anch'io la penso così, però ritengo che comunque ci siano delle differenze. Organizzo anche Udine Design Week, che è una manifestazione in cui cerchiamo di far capire alla gente normale, quindi non agli esperti, professori, eccetera, che cos'è il design. E è una considerazione la mia, non neanche tanto una domanda, nel senso che io non l'ho trovato aleatorio, non li trovo aleatori questi esercizi che fa lei. Un po' perché mi ricordano tutti gli esercizi che faceva Molinagi al Bauhaus, in cui le costruzioni diventavano propedeutiche poi a delle costruzioni razionali, cioè le costruzioni irrazionali, se vogliamo chiamarle artistiche, erano propedeutiche a quello che era il design vero e proprio, cioè disegnare degli oggetti che avessero una funzione e fossero riproducibili. Quindi no, io sono rimasta assolutamente affascinata, conosco il suo lavoro come designer e conosco anche degli esercizi, ho visto, perché l'ho visto dal vero, alcuni esercizi che lei ha fatto fare quando presentava anni fa il suo lavoro, non so, quello sulle uova per esempio, quanto le uova sono robuste anche se apparentemente fragili. Quindi questa era una considerazione. E poi in questo periodo sto pensando un po' anche alla funzione del design, nel senso che il design è considerato come bene di lusso, qualcosa che costa molto, che non è avvicinabile alla gente o non è vicino tanto alla gente comune. E ho sentito una sua, come dire, frase che mette un po' in discussione l'architettura, come se gli architetti non fossero più capaci di costruire l'architettura perché hanno perso il senso del rito, eccetera. Allora, questa è una domanda invece che volevo farle. E per lei il design dove può andare? Dove sta andando? La vera domanda è che cos'è il design? Praticamente. Che è una domanda senza risposta a cui ognuno credo debba rispondere. Io ad esempio mi sono fatto una risposta. Il design non è fare mobili. Fare mobili è un'occasione per fare design. Allora questo a me serve a distinguere un po' i mondi. Fare il mobiliere è un esercizio importantissimo. Fare il design, per come lo intendo io, è fare degli oggetti che ci fanno essere. Allora una poltroncina che vende va benissimo per un'azienda di mobili, a livelli anche diversi economici, anche se in genere sono quelli più alti, però non è detto che sia. Allora la vera domanda è cosa cercano le aziende nel design. Io so che quando io lavoravo di più, poi ho un po' smesso io perché sono stato preso da queste cose, un po' hanno smesso le aziende, secondo me, un po'. Sono tutte ormai proprietarie, sono tutte di proprietà di fondi internazionali, eccetera, almeno la maggior parte, le più grosse, quelle storiche, che hanno evidentemente un obiettivo che si chiama bilancio.
Io credo che chi ha fondato il design come aziende nel mondo nostro milanese, ma non solo, mi ricordo le aziende del Friuli, venivamo qui a fare le sedie, eccetera, avesse un'idea che si metteva in gioco con gli oggetti che faceva. E questo ci ha portato a degli oggetti che sono rimasti nella storia che noi definiamo del design e che sono rimasti, ed altri che sono spariti, cioè oggetti che non rispondevano necessariamente solo all'aspetto funzionale, ma che incarnavano in quel momento, lo fanno ancora oggi, una relazione tra me e lui, per cui quando io lo vedo sento una mia posizione nel mondo, una mia posizione estetica nel mondo, che è anche una mia posizione morale nel mondo, evidentemente. E quindi in questo momento il design, per come lo tendo io, è un po' in crisi, ma per un fenomeno globale di capitalismo, evidentemente, che ci sta spingendo, ha spinto la società di capitalismo e globalizzazione intesa in un certo modo e non in un altro, che ci sta portando sempre di più nell'obiettivo, o perlomeno porta sempre di più all'obiettivo della resa economica. Ecco, questo mi sembra banale dirlo, però mi sembra anche giusto dirlo, perché il Bauhaus non parte dalla resa economica, evidentemente, e parte con una relazione invece tra ornamento, funzione, eccetera, con un tema culturale. Se lei guarda, io dico mancano i proprietari delle aziende in questo momento, e cioè quello che vende la casa al mare se vuole presentare un prodotto, perché si mette in gioco. E questi fenomeni sono esistiti tanto in aziende importanti. Difficilmente il fondo che è comproprietario di Cassina, di B&B Italia, di altri, eccetera, eccetera, se non vede che l'oggetto porta una curva di resa entro il trimestre, perché generalmente sono legati anche a delle quotazioni di borsa, per cui sono molto veloci le cose, l'oggetto sparisce dal catalogo. È inutile nascondersi, cioè il problema è quello lì. Il problema è molto legato all'obiettivo delle cose che facciamo. E quindi lo stesso vale per l'arte. L'arte, insomma, è in una grossa crisi che è dovuta... Una volta l'artista era chiamato per fare il ritratto, per mettere in scena un evento religioso, cioè veniva incaricato. Adesso l'artista generalmente produce delle cose perché con le gallerie mette in scena una questione di produzione di prodotto. Quindi tutto l'aspetto simbolico che l'arte aveva, che era necessario ed era voluto, evidentemente in questo momento è un po' in difficoltà. Quindi non lo vedo un gran momento sotto questo aspetto, ecco. Ho risposto, sì. Prego. No, dica. Ah, no, prego. Se vuole rilanciare. Intanto sono entusiasta di questo Grazie. Lavoro, l'avevo visto, sono venuta apposta anche per questo, ho visto in internet qualcosa, cosa meravigliosa. Io invece vengo dal lavoro col corpo, cioè sono insegnante di Tai Chi, e quello che mi chiedevo, anzi quello che notavo, è che il corpo qui, cioè che si fa, lei fa molto riferimento, diciamo, a un corpo macchina, no? A un corpo che funziona con delle articolazioni in una certa direzione, tutte snodabili in un certo senso, no? E mi chiedevo se ha pensato invece di integrare anche, appunto, come sono i lavori corporei di origine orientale, in particolare Tai Chi che faccio io, che invece pensa il corpo come un organismo che si muove dal centro verso la periferia con un unico impulso, diciamo, che si sviluppa, e quindi in cui si pensa alla connessione molto più che alla coordinazione, quindi non è che si coordinano, no, le parti. E trovavo che anche nel discorso dell'alfabeto, quando lei ha fatto vedere le connotazioni, no? Allora c'era connotazione lunghissima e poi veniva il cinese che aveva i due ideogrammi, no? Un po' questo, cioè se quindi i limiti anche sono diversi, i limiti e anche le possibilità del movimento. E penso che questo possa avere anche una relazione con l'architettura. Sì, sì, ma lei ha pienamente ragione, ma i limiti primi sono i miei.
ho fatto un po' di Tai Chi ai tempi da giovane e so bene che c'è tutto un altro modo di relazionarsi al movimento, al rapporto col corpo. Non ho gli strumenti per farlo. La mia formazione, io sto andando verso la pensione, non è che adesso mi reinvento. La mia formazione è più meccanica, sì, per cui penso che posso portare bene quella lì, meglio quella lì, senza far pasticci, almeno in quella direzione. Ma mi piacerebbe anche saper danzare, mi darebbe degli strumenti in più, mi piacerebbe lavorare assolutamente. E coscienza dei propri limiti, ma assolutamente non una scelta morale o moralistica, insomma, di direzione, assolutamente no. Mi piacerebbe molto. Mi faccio aiutare da delle persone che faccio venire ad hoc. Sì, questo lo faccio, sì. Però non posso sbandare troppo, perché sennò dopo cambia il taglio del corso e chi verrà dopo di me? Chi verrà dopo di me? Spero che lo faccia. Sì, ancora. Buongiorno. Lei ha citato la fatica oggi, sì, come aspetto fondamentale dell'esperienza. E visto che lavora con i giovani, mi domando quale approccio hanno i giovani studenti di oggi alla fatica, potenzialmente rispetto anche all'approccio che aveva lei quando era studente. E infine, quindi, se ci sono differenze, anche come lei trovava un senso in questa fatica quando era studente e come lo fanno loro oggi. Guarda, io ho sempre odiato la fatica. Ero uno studente pessimo, ma lei non mi sembra così lontano da rispondersi da sola alla domanda. Lei, non dico che è studente, ma è vero. Diciamo che lei è quasi uno studente e mi chiede che relazione hanno gli studenti, uno studente contemporaneo quasi, che mi chiede che relazione hanno gli studenti con la fatica oggi. Dovrei chiederglielo io a lei. Posso dirle la mia esperienza, è faticoso. Fanno un po' fatica. Soprattutto bisogna anche dirlo, questi vengono a fare architettura. Venissero a fare una scuola di teatro, di Tai Chi, di scienze motorie, sarebbero più pronti, ma vengono a fare... Faccio un inciso. Il mio corso, questo corso dà 3,5 crediti. Il corso di progettazione dà 18 agli stessi studenti, i verticali che accennavo prima. Quindi è ovvio, questa attività è un'attività nel primo anno trasversale, ma piccola. La vera attività è di progetto. Quindi anche per rispondere alle domande, cioè non fanno solo questo, fanno principalmente progetto con degli architetti, eccetera. Ma io non lo so che relazione abbiano gli studenti con la fatica. I miei qui rimangono un po' sorpresi. Non hanno voglia di camminare, non hanno voglia di correre, evidentemente. Ma io capisco anche che non ne capiscano il senso, tornando a... Dopo un po', quando cominci a mettergli in mano la macchina, questo l'ho imparato più recentemente, che li divido in gruppetti e ogni gruppetto ha anche un piccolo capogruppo, io mi ritrovo coi capi... Purtroppo il mondo militare è molto... ha organizzato negli anni questo sistema per cui ti riferisci al caporalato, alle robe, cioè, però per far funzionare una macchina come grossa hai bisogno di... E allora dopo, quando diventano interpreti, che è la parola giusta, allora lì, a quel punto, io gli dico, allora questo gruppo di 5, nella parata che abbiamo fatto a Lugano, all'interno di questo tempo, che cosa fa? E allora loro lì diventano più... Ma è difficile farli correre per farli correre, questo faccio fatica. Soprattutto non corrono, nel senso che non c'è poca attività, c'è poca relazione con l'attività fisica, questo sì, musicale. Io non posso dirlo perché mio padre mi dava i soldi per andare a lezioni di flauto al traverso, io andavo al cinema con quei soldi lì, per cui... Però ci sono delle cose che capisci a una certa età e se è sbagliato, devi anche... come dire, fartene una ragione, non devi dire che siccome è sbagliato è un sistema, no? Devi cercare di correggerlo. Io ho ripreso ad andare a lezioni di flauto a 50 anni e faccio ancora molta fatica. Ma... Però se tu non fai, se non fai fatica, come fai a fare esperienza? Il problema è quello lì.
se non metti in scena una relazione con la forza di gravità, per cui senti il peso del tuo corpo attraverso degli esercizi e la difficoltà che hai di andare a una certa velocità da A a B, che può essere una via. Infatti correre nelle città è la cosa più bella da fare, correre. Come fai a percepirti nel mondo e non solamente avere fantasia di te? Dopo non voglio fare il solito discorso sui social, eccetera, però è chiaro che mi piace pensare che ci deve essere una formazione, esercizi fisici di architettura. Tu mi chiedi cos'erano, sono questi. Perché poi tu quando fai quella roba qui, ma sai cos'è lo sforzo, il peso più grosso che deve sopportare questo edificio? Se stesso. Noi immaginiamo il carico delle persone, balle. La cosa che pesa di più in questo edificio è l'edificio stesso. Il peso nostro, anche quando andiamo lì tutti sul terrazzo, cioè, è assolutamente infinitesimamente piccolo del peso che hanno le materie per farlo. E quindi se io non ho, io dico il sentimento della fatica che questo edificio sta facendo su di sé, e io non sento che una colonna mi sta raccontando la fatica, la bellezza di questa fatica con quel capitello nel sostenere questa trave, mi viene da dire, non che sia necessario, ma che magari ti aiuta. Poi il tema della fatica nell'architettura è un grande tema statico, perché dopo un po' gli edifici crollano. Interessantissimo. Non so se lo non ho una risposta, non voglio neanche dargli una risposta di quelli che dicono, i giovani di oggi non fanno fatica. No, non lo so, non lo so. So che far fatica è faticoso, questo sì. Mi piacerebbe sapere che mi ha fatto questa domanda, perché lei che è un giovane, lei ha già un pensiero in questo? È una domanda trabocchetto. No, allora, io lavoro anche nel mondo dello sport e questa mattina una collega mi ha detto che rispetto a quando lei era giovane, lei è un atleta che è arrivata anche alle Olimpiadi, i giovani d'oggi proprio non vogliono far fatica. Okay. E quindi ho trovato interessante che lei abbia parlato di fatica nel mondo dell'accademia, anche perché io ho studiato architettura, anche se non sono architetto. Mi interrogavo proprio come i giovani d'oggi riescono a trovare un senso, ma non alla fatica, ma non solo quella fisica da cui io vengo, ma anche soprattutto quella mentale, no? E a volte forse trovare un senso, anche quello è faticoso, però forse è quella cosa che ci fa imparare qualcosa alla fine, no? Per cui ci fa ripetere poi questa fatica, no? Tipo le fatiche della mitologia. Cosa impariamo da una fatica che poi portiamo a quella successiva, no? Il problema di noi educatori è come costruire nei ragazzi il senso che la fatica è formativa. E questo è un grande tema, e forse in quel senso lì siamo un po'... Perché dopo vai sul tema dell'obbedienza, no? E dell'obbligo e tutte queste cose che da sole fanno fatica a reggersi in piedi. Sì, ma è una domanda da tenere aperta, a cui la risposta è nel nostro mestiere. Grazie mille. Grazie. Evviva, dai. Grazie.